Qualizze Moto d'Epoca Custom e Sport Tourer tra i vantaggi della tessera FMI. Esordirà questo weekend nel Mondiale Moto 3. Intervista al pilota del San Carlo Team Italia Stefano Manzi. Al via nel fine settimana l'italiano motocross. Amici motociclisti, benvenuti ad una nuova edizione di FM Informa. Apriamo parlando di uno dei vantaggi della tessera FMI, gli sconti sulle polizze Moto d'Epoca Custom e Sport Tourer. Con l'arrivo della bella stagione cresce la voglia di salire in moto, magari su uno dei tanti modelli diventati d'epoca. Da questo punto di vista, tra i vantaggi della tessera member, ce n'è uno dedicato proprio ai tanti possessori di veicoli storici. La FMI infatti ha raggiunto da tempo un accordo con il broker LB Solution dell'agenzia Bartolini & Mauri per le assicurazioni relative alle moto d'epoca, con la polizza Oldtimer e anche per le moto Custom e Sport Tourer. Grazie a questa convenzione, tutti i tesserati potranno usufruire di tariffe agevolate per assicurare rispettivamente i propri motoveicoli d'epoca iscritti al registro storico e le moto con meno di 20 anni della tipologia Custom e Sport Tourer, due iniziative di grande impatto dedicate al mondo delle moto storiche. Per maggiori informazioni visitate il sito federmoto.it. Esordirà questo fine settimana ad Austin, in Texas, nel Mondiale Moto 3. Il personaggio di questo weekend è Stefano Manzi, il pilota del San Carlo Team Italia. Dopo un round d'attesa finalmente si parte. Come arrivi a questo debutto? Ma arrivo abbastanza tranquillo perché adesso siamo in hotel, oggi andiamo in circuito, vediamo com'è e poi comincio con le mie prove libere, vediamo come sarà. Come ti è sembrata questa Moto3? Chi sono secondo te i favoriti? Ma ce ne sono tanti, sono in 18 che lottano per la prima posizione, quindi sono tutti lì, per ora non c'è un favorito solo. E invece parliamo della pista, perché a Austin ci hai già girato con la Rookies Cup. Ti piace? È di tuo gradimento? Ti trovi bene? Sì, la pista mi piace, è molto bella, bello l'ambiente, bello tutto. Qual è il tuo obiettivo per questa stagione d'esordio? Per questa stagione non mi do obiettivi perché, come ho detto, il primo anno all'esordio cercherò di fare molta esperienza e prendo tutti i risultati buoni che vengono. Ed ora torniamo in Italia, perché questo fine settimana scatterà il campionato italiano motocross. Sarà il crossodromo Monte Coralli di Faenza a dare il via nel weekend al campionato italiano MX 2015, che vedrà un ritorno al passato. I sei round in programma, infatti, non si disputeranno più su una giornata, ma su due, con le prove al sabato e le gare alla domenica. Nella MX1 il campione in carica Christian Beggi dovrà guardarsi le spalle dal vicecampione Pierfilippo Bertuzzo. Più incerta la MX2, con tanti ragazzi pronti ad essere protagonisti, primi fra tutti il campione Michele Cervellini e Stefano Pezzuto, a rientro entrambi da un infortunio. Accanto a loro, da tenere d'occhio il vicecampione Alessandro D'Angelo e il giovane Davide Bonini, senza dimenticare poi Andrea Cervellin, tornato alle corse dopo un anno di assenza, e Joaquin Furbetta del team KTM De Carli Racing, supportato anche dalla FMI. Anche i round dell'italiano MX si chiuderanno con le manche supercampione, che vedranno al cancelletto di partenza i migliori 12 di ogni classe. Era questa l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo di iscriverci all'indirizzo info@federmoto.it e di seguire le pagine Facebook, Twitter e Google Plus della FMI. Dagli studi di FMI Informa è tutto. Arrivederci a giovedì prossimo.